di Finzi. E allora Rampoldino in super contropiede, super freccia, Rampoldino ci porta sul pareggio, 56 pari, super Rampoldino, una freccia nella difesa degli avversari, ma lasciamo tirare. E poi Michelori non conquista il rimbalzo, lasciamo tirare De Bernardini, ancora il Davide Terra, fuori per Rampoldino che si mette ancora in proprio, sgambettone e penetrazione, super penetrazione ancora del nostro Rampoldino, uomo partita lui questa sera, che fa vedere a tutti l'impegno che bisogna metterci. Arcobaleno che non va, poi del numero 24 Finzi, ancora il Barbizan, uno contro uno, stoppatona, ma Bossa fiducia, riprende rimbalzo, giochiamo con calma, Boss per la bomba da tre che va ed è super break, ora è 61-56, parzialone di 7-0, 4 punti di Rampoldino, grande MVP della serata e 3 punti di Boss, penetrazione con scarico per Michelori e poi gira e poi bravo il Davide, e ancora Rampoldino che va in contropiede e ancora Rampoldino, super Rampoldino grandissimo che ci porta sul 63-56. Michelori ha qualcosa da dire qua in mezzo agli arbitri, ma gli è stata portata via la palla nettamente dal Villa. Cambiamo in corsa il premio Verve, glielo diamo a Rambo. A Rambo, super Rambo. L'allenatore si arrabbia parecchio con i signori giocatori della Socialosa di Milano, hanno preso un parziale non indifferente. Dottoressa, lei che ha buone orecchie, cosa sta dicendo? Perché io non sento la cuffia. Faccio anche finta di non sentire. Forse è meglio non sentire le parole del coach in questo momento. Però giustamente dice, ci siamo fatti fare 6 punti da un ragazzino del 2001 che sta giocando con un'intensità incredibile, a cui tutti dovremmo rifarci per giocare. Veramente grandi applausi per lui, con una ottima difesa. E ancora da dire Michelori con gli arbitri, credo che sarà difficile, riusciremo a parlare con lui questa sera dopo questa partita, però noi ci proveremo lo stesso. Quindi allora riprendiamo sul 63 Basket Rovello 56 Socialosa, con un parziale di 9-0 aperto, e poi ha le polveri bagnate anche il buon Angiolini, recupera il pallone sotto Michelori, ma non sono tiri liberi, bensì stava alzando la palla per andare semplicemente a tirare, e quindi 14 secondi per giocare. Palla a Del Vescovo sotto, ancora sotto per lui, adesso userà tutto il suo fisico, ma Villa ancora gliela porta via e poi temporeggiamo, bravo Rampoldino, Villa piano, poi Balbis anche finta il tiro e poi la dà a Davide, siamo tutti fuori per tirare da tre, sotto non c'è nessuno, Michelori gioca in punta, Barbizan in scarico, fallo di Michelori e Barbizan realizza, il nostro Emish 2 la vendetta realizza, Michelori va a cercare di stoppare, gli tocca la palla ma niente da fare, va così, bene ragazzi, più 9, secondo fallo possibile, più 10 per il Basket Rovello, allenatore avvantaggiato, veramente furioso con i suoi. Barbizan libero supplementare che va a fare solo cotone e ristabiliamo le 10 punti di distanza, teniamo adesso, tiriamo lungo più possibile il campo, fuori per De Vescovo per il capitano, Rambo Rampoldi commette fallo, ma è un buon fallo in quanto ne abbiamo soltanto 2 sul tabellone, quindi segniamo il terzo fallo di su De Bernardini del nostro Rambo Rampoldi.
sotto per Michelori, ancora fuori per il numero 19 Sebastiani, che prova la bomba e mette una bellissima bomba, una bellissima bomba, la trova per strada, ma va bene così. Ancora Rambo Rampoldi per Villa, che poppa fuori, temporeggiamo, andiamo lunghi, e poi ignorantata di Davide Terraneo, e poi Boss va a recuperare un pallone favoloso, bravo Boss, tira lungo ancora, Boss, ancora Boss, Rampoldi è pronto per la bomba fuori, fa paura Rampoldi, ma lui non ha paura di Michelori, e poi gli viene fatto un fallo da dietro, grandissimo, senza paura contro uno di 2,02 metri, va in mezzo all'area, si conquista due fantastici tiri liberi, grande Rampoldino, super, veramente super, due tiri liberi per il nostro Rambo, sicuramente MVP della serata, con la sua energia ci ha dato là allo stacco per arrivare a più 7 in questo momento, dai Rambo! A questo punto gli perdoniamo tutto. Sì, assolutamente. E sì, che ha il papà che fa l'ottico e quindi dovrebbe vederci bene, no? Bene, 6-6-5-9, 1-0-9 ancora da giocare, la partita è ancora lunga, si fanno largo i lunghi sotto canestro, bomba che non va per fortuna di Angiolini, sta sbagliando qualcosa, non aveva sbagliato nulla ancora, allora il terra contro Sebastiani, prende il blocco di Villa, poi si mette ancora in proprio, la da Boss che temporeggi in mezzo all'area e poi si mette in uno contro uno contro il capitano e va a 68-59, 36 secondi da giocare, capitano per la penetrazione e Rampoldino che va a cercare di prendere il pallone, buon fallo perché non era ancora nel tiro e quindi è l'ultimo per arrivare al bonus, ottima partita di Rampoldi anche sotto il profilo difensivo, bomba ancora del numero 14 che ne mette un'altra, bravo anche il numero 14 del Vescovo, che è molto lucido, veloce al tiro, molto lucido, poi fallaccio del numero 14 che va ad interrompere subito l'azione per i due tiri liberi del Davide Terraneo ed è il fallo numero 4 se non vado errato per il numero 14 del Vescovo, due tiri liberi per il Terraneo, ed è solo Cotone, finalmente solo Cotone e più 7, quindi due possessi pienissimi, toglie lo spauracchio del 3 più 3 e secondo libero lungo, andiamo a curare bene, 6-9-6-2, ultimi 20 secondi da giocare, Angiolini in penetrazione per Melchiori ma gliela dà sui piedi, 17 secondi ancora da giocare, la birra caro birrificio, i colori del gusto, era buonissima, grazie, ci ha aiutato, è lo sponsor della Mitica, va nominato, lob per Melchiori che si appoggia molto bene a Sovilla e con l'esperienza va in semigancio, 14 secondi ancora da giocare, non è ancora finita ragazzi, passaggio per Zovilla per Barbisan che temporeggia, occhio che ti fanno fallo e poi fallo del numero 14 del Vescovo, quinto fallo per lui e due tiri liberi per il nostro Barbisan, diamola più indietro, giustamente Boss dice diamola più indietro perché così almeno non ci fanno fallo, ci mettiamo a casa e ci mettiamo tranquilli. Entra il numero 13 Galli, classe 00, un millennials, si vede che è sbarbatello, proprio Barbisan, buono, diventano 70, è senza barba ma non per scelta, no non è senza barba ma neanche peli sulle gambe ma non per scelta, e poi noi mettiamo anche Mazzola per interrompere, sbagliamo il libero supplementare e poi Melchiori dà un pallone alla telecamera di Piero invece che darla al, poi standing ovation per il nostro Rampoldino, bravissimo, chiude con 9 punti e
una grande prestazione del Basket Rovello che vince contro Socia Rosa 70-64. Amici di Piero, ci vediamo venerdì prossimo per un'altra bella partita del Basket Rovello. Buonanotte a tutti e ciao!